Noi partiamo da due presupposti. Il primo, far sì che il patrimonio culturale locale diventi patrimonio europeo, attraverso il confronto con altre esperienze di altri musei in Europa. Il secondo è utilizzare l'elemento della conservazione, cioè l'archiviazione dei reperti, per far sì che questi diventino invece elemento anche di valorizzazione. Mi spiego. Attraverso la conoscenza dei reperti possiamo creare multimediali, app, tutto quello che serve per far sì che il museo sia immediatamente fruibile, comprensibile per il turista. Ecco, mettendo in rete i musei d'Europa, come ha detto il professore, è uno strumento di promozione del territorio, anche un modo per avvicinare la storia mineraria di Cavriglia e degli altri paesi coinvolti alla cittadinanza. Sì, sì, quello sicuramente, ma è quello che vuole l'Europa. L'Europa vuole che comunque i cittadini siano coinvolti, che ogni paese europeo faccia del suo meglio per cercare di avvicinarsi agli altri paesi europei e soprattutto al territorio. Un territorio che ovviamente deve diventare globale e soprattutto europeo. E questo progetto infatti è all'interno di Horizon 2020, che è il programma europeo a cui noi stiamo cercando con Mineraria di rispondere e che fa parte di un progetto europeo che andrà da qua al 2020, che si chiama Obiettivo Europa 2020, dove l'Europa appunto ha diversi obiettivi, fra cui sicuramente una valorizzazione del territorio locale, però a livello europeo. Daniele Simoncini per Geotecnologie, la chiosa finale. Geotecnologia ha contribuito attivamente alla realizzazione di questo progetto. Sì, nello specifico diciamo che non è nuova la nostra collaborazione con Mine, in particolare con il Comune di Cavriglia, e peraltro diciamo che già a questo riguardo farà parte sempre del pacchetto, diciamo, dei dati su cui si basa questo progetto, anche quello che è il database geologico minerario, che era un altro database sviluppato per Regione Toscana insieme a Regione Toscana e i cui dati diventeranno fisicamente parte integrante di quelli che sono i dati di base poi pubblicati. Il sistema, da un punto di vista pratico, tenderà a realizzarsi fisicamente in un portale di pubblico accesso, in cui in ogni caso tutti avranno possibilità poi, secondo quelle che sono linee guida dell'open access, di pubblicare anche nuovi dati e renderli in particolare disponibili e di pubblico dominio in tempo reale.